La camera di Marcello Sani ci sta inquadrando esattamente di fronte all'ingresso della stazione Leopolda a Firenze, dove è in corso di svolgimento, 29 e 30 novembre 2022, l'edizione 2022 per l'appunto di BTO, la fiera specialistica riservata agli operatori del settore turistico, uno dei motori della nostra economia e non solo della nostra. Quest'anno il metaverso è al centro dell'attenzione. Come vendere un viaggio, quali sono le caratteristiche dei clienti, tra l'altro le donne sono tra le maggiori acquirenti dei viaggi a livello mondiale. Andiamo a sentire. Sì, guardi, questo è un viaggio, quello che presentiamo in questi due giorni nel futuro del turismo, la 14ª edizione della BTO, è un evento quest'anno straordinario, ancora più straordinario, 250 testimonial d'eccezione del mondo del turismo provenienti da tutto il mondo che si confrontano con i nostri operatori proprio sulle strategie di rilancio, di sviluppo sul futuro del turismo, e lo si fa intorno a un tema centrale che è quello del metaverso, declinato sul food, sul wine, sull'hospitality, sulla destination e sulle strategie digitali. Quindi il mondo del turismo si interroga proprio su quello che sarà il futuro prossimo. Per noi è un appuntamento importante farlo qui a Firenze, la partecipazione in questi giorni è veramente da sold out, abbiamo veramente il tutto esaurito, e la cosa importante è che questa è un'occasione per le nostre imprese che si cimentano sulla filiera allungata del turismo, e sono tante in Toscana, sono oltre 43.000 le imprese del turismo in Toscana, 11.000 in provincia di Firenze. Ecco, è un'occasione anche di aggiornamento professionale proprio sui temi del sviluppo futuro del nostro turismo anche toscano. Noi siamo qua perché lavoriamo sullo sviluppo professionale dell'impresa. BTO è da sempre un congresso formativo che cerca di porre l'attenzione su quelli che sono gli elementi di innovazione più importanti, più urgenti per le imprese del territorio. Quest'anno il tema di fondo è il metaverso, come ha già fatto presente Salvini, e l'evento è costituito sostanzialmente da un programma estremamente corposo di interventi in 5-6 hall diverse su tutti i temi che riguardano gli imprenditori del turismo. Abbiamo lavorato per il metaverso, per immaginarci il futuro ma coi piedi molto ancorati al presente, e dunque grazie anche al contributo di Publiacqua, vi faccio solo un piccolo esempio, abbiamo messo dei fontanelli rigorosamente con bicchieri di carta riciclata e riciclabile per consentire a tutti i nostri ospiti di poter bere l'acqua liberi dalle bottigliette di plastica. E noi ringraziamo Luca per il suo gentile contributo con le riprese del nostro operatore Marcello Sani. Anche per oggi da Camera di Commercio di Firenze è tutto, un buon proseguimento.